C'è posta per te, postini. Ecco quanto guadagnano. C'è posta per te è appena iniziata ma, come sempre, il programma di Maria De Filippi cattura fin da subito l'attenzione del pubblico. Per svariati motivi, infatti, si è già parlato della trasmissione e di ciò che è successo. Al centro, ci sono stati e ci saranno i postini, coloro che consegnano le lettere alle persone che vengono invitate per ricucire i rapporti o per una sorpresa. Nel corso di questa edizione, ci sono quattro postini che si susseguono per consegnare le missive agli ospiti. Tra loro c'è Marcello Mordino, nato nel 1955 e veterano del programma. Infatti, è entrato a far parte della famiglia di C'è posta per te nel 2001, ossia dai tempi della sua seconda edizione, e da allora è rimasto una figura di riferimento. Poi c'è Gianfranco Apicerni, arrivato nel programma nel 2011 e nato nel 1985, anche lui è una figura storica e apprezzata. Presente anche quest'anno Andrea Offredi, che i telespettatori hanno imparato a conoscere dal 2018 e che è nato nel febbraio 1988. In conclusione, anche nel 2024 ritroviamo Giovanni Vescovo, nato nel 1992 ed ultimo arrivato nella trasmissione. Infatti arrivò a C'è posta per te nel 2023, catturando subito l'attenzione del pubblico che all'epoca volle saperne qualcosa in più su di lui. Un'altra domanda che molto frequentemente i telespettatori si sono posti, riguarda il cachet dei postini. Questi ultimi compaiono per pochi minuti ad ogni puntata, ma sicuramente il loro ruolo è molto importante e perciò in tanti si sono domandati a quanto ammonti il loro guadagno. Questa informazione non è mai stata resa nota ufficialmente e non è stata nemmeno confermata da parte dei diretti interessati, ma negli anni sono circolate molte indiscrezioni a riguardo. Infatti, secondo diverse voci, i postini guadagnerebbero un cachet pari a 2000 euro per ogni puntata. Una cifra di tutto rispetto se si considera che vengono fatte 4 puntate al mese e che il programma dura fino a 2 mesi. Una cifra del genere spiegherebbe per quale motivo il ruolo del postino a C'è posta per te è così ambito. La produzione della trasmissione di Maria De Filippi però non ha mai ufficializzato questi guadagni e, sebbene sembrino probabili, non sono certi e potrebbero anche essere leggermente diversi. Intanto il pubblico continua ad appassionarsi, come sempre, a C'è posta per te. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono questi postini e conoscevate il loro cachet? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.